anche sul Carabue, Carabue cerca di parlare senza sapere assolutamente come viene gestita probabilmente l'accoglienza. Il sindaco uno no, parlo ha fatto del benissimo Carabue, non la faccia per favore, parlare Carabue, se no parla fammi solo parlare lei, perché mi salta sulla voce, ha la voce dai, grossa Carabue, e non un mi secondo. Si sente. Parliamo tutti sindaco, con calma, un sindaco prego. È eletto dai suoi cittadini, fa bene cercare di tutelarli in tutti i modi possibili. I sindaci si trovano a cercare, fra virgolette, degli escamotage giuridici, degli escamotage di delibere, proprio perché sono ormai sommersi da tutta questa gente che sta arrivando e dalle cooperative che non fanno altro che, magari in un comune, aprire a 3-4 immigrati per poi riempirli. E sono un costo sul welfare della città, ha ragione il sindaco, vengono tolti agli italiani, perché anche tutti i soldi che sarebbero serviti magari al signore che abbiamo sentito all'inizio che ha bisogno del reinserimento lavorativo, i soldi che arrivano dall'Europa, visto che è un'Europa già che ci dà molto meno di quello che noi versiamo, iniziano a essere dirottati in regioni come la mia, tutti verso i richiedenti asilo, futuri clandestini per la maggior parte. Ma non è la verità. Carabue. Allora Carabue, bisogna avere anche rispetto quando i sindaci parlano di ascoltarli, perché i sindaci, forse a differenza tua, sanno molto di più come si amministra. Vabbè, dopo diamo la parola anche a Carabue, rispondiamo tutti, ma io